sensi, fatica, sudore, polpacci tesi, salita, aspettative, forature, ammiraglie, ruote succhiate, modo di Larai con l'invito, squadra, strategie, tattiche, maglie, rosa, verde, ciclamino, gente che agli arrivi è pagata per proteggere le bici dei ciclisti, poi una varietà di campioni, un po' divi e di gregari sempre in ombra. Il popolo delle biciclette di Paolo Maggioni. Però dicendo Giro d'Italia pensi soprattutto ai cappellini, quelli omaggio, quelli che un tempo ne portavi a casa carrettate, con scritte di ditte di costruzione, di imballaggio, di trasporti, di articoli sportivi, di intrulli colorati per fare sport. Quando ero bambino quei cappellini li raccoglieva il nonno, scendeva dalla bicicletta e me li passava come un piccolo tesoro, non sempre almeno una dozzina. Ci andava con un suo amico, il nonno, alla finale del giro. Ci andava in bici e andare in bici a vedere il giro mi è sembrata sempre una cosa un po' strana, tipo andare alla partita portandosi dietro un pallone. Poi da hostess e inservienti si faceva dare i cappellini, persino quelli rosa shocking, così brutti da giustificare l'aggettivo shocking, mica rosa. Fatta sta roba. No, qua non me l'ho fatta. Non c'è un braccio.